La nostra lista civica, Teramo 3.0, non appoggia ideologicamente nessuno schieramento, semplicemente persegue degli interessi specifici che sono della città di Teramo, cosa che è negli intendimenti generali di qualsiasi lista civica, cioè fare il bene della città nella quale si svolge un'attività politica. Quindi il problema politico-ideologico ci è totalmente estraneo sotto l'aspetto pratico, perché il nostro interesse è solo fare progettazioni e attività che possano portare il bene e il rilancio di questa città. Si parla di una prossima verifica di maggioranza interna per parlare anche del ruolo dell'assessore vice sindaco Maria Cristina Marconi, espressione di Teramo 3.0. Teme una sua esclusione o secondo lei non parlerà? Noi non solo non abbiamo nessun timore, ma siamo noi a sollecitare lo svolgimento di questa verifica, perché le verifiche fanno sempre bene, bisogna parlare, ma bisogna parlare dei risultati amministrativi che ogni singolo assessore e la giunta nel suo complesso stanno cercando di raggiungere, hanno raggiunto, stanno portando avanti. Quindi bisogna parlare a livello amministrativo di che cosa sta succedendo, perché la questione ideologica, la questione strettamente politica ci interessa poco e niente, e penso che interessi poco e niente ai cittadini.